Lasciarsi un giorno a Roma è il primo film da regista di Edoardo Leo, che sceglie per il suo cast Stefano Fresi e Claudio Aggerini. Uno professore e marito, l'altra sindaca e moglie, ma nel film sono proprio i ruoli in quanto uomo e in quanto donna dei due personaggi che vengono messi in discussione e di cui parliamo anche insieme agli attori nella nostra intervista. Nel film vengono messi in discussione i ruoli, l'appartenenza di genere, questo si vede molto nella relazione dei vostri personaggi. Quanto pensate che questi discorsi legati alle pari opportunità, al femminismo, stiano cambiando i rapporti di oggi e la rappresentazione che ne vediamo al cinema? Speriamo che lo stiano facendo e speriamo che lo facciano il più rapidamente possibile, speriamo che non ci sia più la necessità di parlarne come un problema da risolvere, ma come di normalità. Che sia perfettamente normale vedere una donna sindaco di Roma con un marito che fa un altro lavoro accanto a lei e che la sostiene come una cosa normale, come una cosa, e non come un esempio per le generazioni future che devono capire che quella è la normalità, ma una normalità acquisita è il vero punto d'arrivo. Sono necessarie le quote rosa adesso perché non se ne parli mai più, ecco, in questo senso. E quindi anche nel cinema questa cosa si sta ripresentando, come dice Stefano, adesso dobbiamo forse sottolinearlo maggiormente, però penso sia importante anche questo e penso che rappresentare la sindaca di Roma sia un messaggio chiaro. Eh certo, il cinema deve comunque deve formare anche una formazione, no, per tutti, e quindi è giusto che ci sia uno sguardo in avanti. Questo è un film molto contemporaneo, un po' anche perché parla della crisi dell'uomo, no? Che è in crisi perché la sua identità di capofamiglia, la sua identità di colui che traina, colui che porta i soldi a casa, eccetera, sta via via trasformandosi in altro, no? Quindi condividendo insieme alla propria donna tantissimi compiti, anche quello di guardare i figli, anche quello di esserci a casa, di fare la spesa. E insomma, in Nord Europa stanno un po' più avanti, diciamo. Un po'. Un pochino. Ma proprio. Perché non c'è tanta differenza. Io, sai, mi ricordo anni e anni fa, facevo questo film a Copenaghen, vedevi tantissimi papà al parco con le carrozzine, in modo normalissimo, insomma. E sì, credo che il cinema abbia questo potere di riuscire a far capire alcune cose che forse inconsciamente sta imparando, no? E quindi merito insomma anche ecco, agli sceneggiatori, a Edoardo che ha avuto l'idea di portare questo film, a parte sulla fine delle storie d'amore che sono le cose più struggenti e più difficili da gestire, e poi anche questo ruolo, questo cambiamento proprio culturale del ruolo della donna che deve essere insomma, velocizzato e portato avanti da tutti noi, per prima anche dalle donne, proprio dalle mamme che educano i maschi. Ma infatti voi alla non violenza, alla non perché anche se ci pensi, questa terribile realtà della violenza è compito non solo, cioè soprattutto dei genitori, delle mamme, dei maschi che devono continuare a far capire che la donna non è un oggetto di nessuno, che non è inferiore a nessuno e che le ragazze e i ragazzi devono prendersi per mano e crescere insieme. Insomma, è un discorso un po' complicato, però ecco, bisogna sempre rilanciare affinché le persone possano sempre di più capire. E voi avete mai sentito questa vostra appartenenza di genere, cioè l'essere donna nel mondo del cinema, l'essere uomo nel mondo del cinema, cioè vi siete mai trovati ad interrogarvi su questo? Ma guarda, mio figlio è nato il 18 di maggio e il 24 di giugno noi siamo partiti in tournée perché mia moglie fa la sassofonista. Io mi sono occupato del bambino e lei ha lavorato per 4 mesi in tournée. E credo sia uno dei momenti più belli della mia vita, che io mi sono goduto di più ed era una situazione di assoluta normalità per me. Anzi, sono felicissimo di avere il privilegio di poterlo fare, di fare un lavoro che mi permette di farlo, di stare molto con mio figlio, di scegliere dove andare, quando andarci e con chi stare. Capisci, quindi l'uomo voleva sposare, ma non sono così tutti, non pensate che siamo tutti così, imparate. È possibile, insomma, è possibile ed è anche bellissimo, anche perché è più difficile vivere con un infelice che con una persona felice, è più facile vivere con una persona realizzata, soddisfatta di sé. È vero. A casa porta solo gioia,
Se invece è vessata dall'insoddisfazione, dalla frustrazione personale, eccetera, tu poi convivi con una persona e questa roba la porta nel rapporto e fa malissimo il rapporto. Quindi se puoi fare qualcosa per evitarlo, penso sia doveroso e anche intelligente, no? Grazie mille. Grazie. Lasciarsi un giorno a Roma arriva dal 1° gennaio su Sky.